I comitati e le associazioni oggi qui riuniti in difesa del diritto alla casa sono qui per esprimere energicamente la propria opposizione alle demolizioni attraverso un percorso di legalità. Ecco, intere aree della Sicilia negli anni sono sorte in maniera del tutto autonoma e spontanea, in assenza di uno Stato che avrebbe dovuto pianificare l'espansione urbanistica, e ne sono la dimostrazione le diverse centinaia di migliaia di pratiche di condono che si trovano ancora in evase presso gli uffici. Orbene, noi riteniamo che le misure di demolizione intraprese dalla pubblica amministrazione non sia effettivamente la soluzione al problema, ma realmente non fa altro che aggravare già la cosiddetta emergenza abitativa, e non soltanto. Riteniamo che possano essere rovinose per il territorio attraverso la problematica dello smaltimento degli sfabbricidi, e non ultimo tutti questi impegni di spesa che la pubblica amministrazione ha adottato, riteniamo che un giorno, in un futuro prossimo, possano ricadere sulle già tasche pesanti dei nostri cittadini. Per poter dire se una sanzione ha natura di sanzione amministrativa o viceversa natura di sanzione penale, bisogna vedere se la stessa presenta i caratteri della afflittività, della severità. Se è severa, sicuramente è più sanzione penale che sanzione amministrativa. E se la sanzione della demolizione giudiziale è addirittura meno grave di quella applicata dal Comune, perché? Perché in esecuzione della sanzione della demolizione giudiziale viene distrutta soltanto in senso fisico la res abusiva, nel mentre se si dà esecuzione alla sanzione del Comune, se non si ottempera la sanzione demolitoria del Comune, scatta anche l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, e in più oggi, insomma, si è soggetti anche al pagamento di una sanzione pecuniaria aggiuntiva di euro 20.000. Quindi la sanzione amministrativa è molto più afflittiva, molto più severa di quella penale. Allora perché non qualificarla pena accessoria? L'ultima norma di questo disegno di legge punta alla qualificazione della natura della sanzione come pena accessoria, dal che, insomma, derivano tutta una serie di conseguenze sul piano ordinamentale che non è il caso di spiegare, insomma, in questa sede. L'esperienza di Genova ci ha insegnato che il calcestruzzo non manutenuto dopo 50 anni irrimediabilmente crolla. Altrettanto dicasi per il terremoto. Ci sono procedure di sanatoria che ormai sono vecchie circa 38 anni. Tra 12 anni dovremmo iscrivere nella lista degli indagati parecchi parlamentari, parecchi amministratori, parecchi dirigenti comunali. Siamo di fronte a un vero e proprio fenomeno di schizofrenia normativa. Non riusciamo praticamente ad applicare quanto contemplato dall'articolo 29 della 4785, che prevedeva l'obbligo da parte delle regioni di promulgare nei 90 giorni successivi degli strumenti a favore delle amministrazioni comunali per perimetrare gli insediamenti abusivi. Si chiamano PRIA, piani di recupero di insediamenti abusivi. Sono passati 19 anni nella mia regione, ad oggi non è stato mai applicato all'interno di nessun piano regolatore, e di stamattina la notizia è che nella provincia di Salerno solo 11 comuni sono dotati di strumenti urbanistici. La magistratura non interviene, non arresta questi sindaci che precludono qualsiasi tipo di soluzione di continuità per il mantenimento delle case.